Buongiorno Vietnam! Oh no, intro sbagliata. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink Lamantone in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Dallo scorso episodio non è successo molto perché non ho assolutamente giocato, visto che non avevo modo di giocare e un po' la voglia è mancata grazie al caldo. Ad ogni modo, dobbiamo sgominare Team Galassia che sembra aver preso possesso della palude. E mi avete scambiato per un sasso, guardate che ci sono anch'io. No, stavi lì pronto per farti fare la foto, quindi non ti abbiamo chiamato. Allora, dov'è questo tizio del Team Gal... Boom! Non posso... No, non va bene così, ragazzi. Che botto! Tu, cosa hai fatto? Nanica? Beh, tecnicamente non sono stato io. Vedi, il pacco che mi è arrivato era una bomba. La bomba galattica. Come il mega presidente? La bomba galattica. Io ho ricevuto l'incarico di premere il pulsante. E l'ho fatto, tipo... Killer Queen, dai sanno Bakudan, Baitza Dusto! Sono uguali, eh? Ah, giusto, quasi dimenticavo. Devo fare rapporto sull'esito della missione. Ciao, ciao, statemi bene. Tu, tontolone, hai una maschera assurda. Se Omar ti potesse prendere, cosa che poteva fare, ti avrebbe rotto le dita e giocato a Shanghai. Voi due, non azzardatevi a seguirmi. E non fate entrare nessuno qui dentro. Se ci sono dei resti di quella bomba potrebbe succedere un disastro. Ma... Ok, forse ho visto male, ma mi sembra che si sia... compenetrato con il terreno. Oh no, che ti piglia, che ci fai? Ma dai, voglio entrare anch'io, voglio compenetrarmi anche col terreno. Quindi devo trovare quel tizio del Team Galassia. Che cosa vuoi, non osare seguirmi? Mi piacerebbe darti una bella lezione con la mia squadra di Pokémon, ma devo correre subito al lago. Ma perché mi dici dove vai? Mi dici anche dove va, questo è scemo. Vai, lo inseguo con la biciclotta. Serve l'energia dell'impianto turbine per farla. Solo un genio della scienza può riuscirci. Quindi il nostro capo che ci è riuscito è un genio della scienza. Ehi tu, stai virigliando, vero? Oh mio Dio. Vattene, corri, corri dove devi andare per favore, che non ti sopporto già più. Qui inoltre abbiamo sfidato tutti quanti gli allenatori. Guarda, ti parlo anche da davanti. Questa bomba galattica è un gingillo niente male. Ancora? Cominci a essere stufo di scappare. Allora basta, fermati. Ah, bell'occhio, anche lui c'è. Il carico che il Team Galassia ha portato mi preoccupa. Quindi sono venuto qui. Dici che il carico era una bomba e che c'è stata un'esplosione alla Gran Palude! Sì, vabbè, insomma, quanti punti interrogativi devi mettere? Così non va. Aspetta, aspetta, cosa devo aspettare? Che significa? Comunque sia, dobbiamo andare al lago nel caso ci fossimo... nel caso non avessimo capito quello che c'è da fare. Mi hanno tolto la bicicletta perché non si sa. Allora, tu? Ma perché sto correndo così? Quel nuovo mondo, quel nuovo universo di cui stava parlando il capo. Ho la pelle d'oca solo a pensarci. Quando siamo... Ehi, stai virigliando? Sì, non lotterò contro di te. Perché? Perché sai che perderai? Ma dai, basta! Oh, finalmente! Lui dovrebbe essere intorno a 50 più o meno, quindi non mi fa paura. Ha solo Lotad, c'ha? 47, guarda, lo stavo per chiamare. Davvero, stavo per dire 47, ma mi ha messo in campo lui. Però contro Lotad faccio un danno normale. È il caldo che mi fa male. È la camminata più lenta della storia dei videogiochi, credo che sia. Però arriva la Milfona. Milfona, 30 anni massimo. Oh, ciao, ci si rivede, come va con il tuo Pokédex? Tu sei qui per fare delle ricerche, è molto interessante tesoro, però io avrei da fare. Dovevo parlarti anche di un'altra cosa, e qui ovviamente Johnny viene ad interrompere. Questa è tua sorella maggiore? Oh no, proprio no! Quell'esplosione alla Gran Palude? Niente di serio. Il signor Omar ha detto di dirti così, ma in realtà sono morti centinaia di Pokémon che neanche ce li immaginiamo. Ok, è andato via, perfetto. No, è mio amico, ma sì, ma non nulla di serio, tranquilla. Ok, hai incontrato il gruppo di Psyduck? Sì, vicino a caffè sul percorso 201, quindi ora lei dovrebbe darmi lo spray che fa calmare il mal di testa degli Psyduck, la pozione segreta che più o meno è la medicina che usiamo su Pokémon Oro e Argento per curare il piccolo Ampi.
si chiamava Ampi o Anfi, quel Pokémon del faro. Gli Psyduck si rileveranno e ci permetteranno di arrivare a Memoride. Quindi, Psyduck, scomparite dalla mia vista! Gli Psyduck non soffrono più di mal di testa cronico. Tontolone, bravo, vai. No, dove vai? Sembra quella solita recluta militare che sbaglia sempre il posto, o meglio, la direzione nella quale marciare. E Camilla ci viene a dire che gli Psyduck soffrono di mal di testa cronico. Vorrei far avere questo arcamuleto a mia nonna Memoride. Ok, ci sono dei Pokémon rari? E se mi tenessi l'arcamuleto e non lo dessi a tua nonna? Sì, non ti preoccupare, la strada è dritta, tranquilla. Antico porta fortuna fatto di ossa di Pokémon. Macabro. Ma qui incontriamo dei Pucimans, sempre Ponita. Ponita mi sta perseguitando. Mi avete suggerito di mettere in squadra Misdreavus e io vi dico... Sì, avevo notato questo piccolo punto mostro del terreno. Però dicevo appunto, mi avete consigliato Misdreavus da far evolvere i Mismagius. Sì, ma no. Nel senso che se trovassi una Nero Pietra... Allora sì, però non mi ricordo neanche se l'ho trovata già a dire il vero. Se però dovessi trovare Terror Panno, quella che trovo prima, allora decido chi far evolvere. Perché se dovessi trovare Nero Pietra, allora catturo Misdreavus e lo faccio evolvere in Mismagius. Ma se trovo Terror Panno prima, faccio evolvere Duskull in Dusclops e poi Dusclops in Dusknoir. Dipende cosa trovo prima. Oppure potrei mettere un Sableye comunque sia che... Non ricordo neanche se si trova in questa gen. Comunque sia, per il momento non affronto tutti quanti gli allenatori che trovo. Tipo il trio ninja, ora perché mi è capitato questo qui. Se no non li affronto tutti, poi li affronterò quando sarà il momento di appunto livellare la squadra fino al livello 60 almeno. Tutti. Ma davvero tutti, perché già dalla sesta palestra iniziano a essere quasi a 60 i Pokémon, quindi ci vorrà davvero del tempo. Mi ricordo che nella prima run arrivai alla Lega con tutti quanti a 55, ma allenavo Pokémon a caso, perché dico, non conosco nessuno di questa nuova gen, non so chi possa essere forte, addirittura avevo Kriketune al 35 se non sbaglio, roba da far ridere praticamente. Eccola qua, doppio. Stavo pensando anche di tornare un attimo a Flamminia, al centro Pokémon, a prendere Staravia per usare Scacciabruma, che comunque sia potrebbe darti problemi. Wow, potrebbe darti problemi la nebbia a colpire gli avversari. 54. Uffa. Blaziken impara Baldeali? Quando? Quando è che impara Baldeali? Oi oi. E vabbè, e che cos'era? Vigor colpo. L'ha tagliato a metà. Stu e Nick coppietta, perfetto. Disco Stu ama ballare la disco music. Wow, guarda, trapezista. Cioè no, equilibrista, che trapezista, che c'entra? Equilibra. Ah, c'è la Pokéball qui. Vediamo un po' se la lockdown ha effetto. Ah, MT44 individua. Non è proprio questo il caso. Comunque se dobbiamo andare per di qua e poi sfidare questo karateka. E lì sotto già vedo che c'è il trappolozzo. Comunque sia ragazzi, in questo episodio impareremo qualcosa di più sui Pokémon antichi, dato che andremo a Memoride e a Memoride c'è la vecchia saggia che conosce tutta la storia di questo mondo, più che altro di Sinnoh. Poi dopo vediamo se conosce anche la storia della creazione dell'universo. In teoria dovrebbe essere tutto quanto partito da Sinnoh. Gonfio aroma, ma ne ho già uno? Ah, uffa, un'altra allenatrice, forza, fatti sotto! Questa musica improvvisa che cambia. Siamo a Memoride, lei deve essere la vecchia. C'è uno strano astronauta di fronte alle rovine. Lì non c'è niente, ma è bastato questo per farla arrabbiare. Dice che farà saltare in aria l'intera città con una bomba, che nervoso! Se fosse un po' più giovane potrei dare una lezione a quell'astronauta. Signora, non faccia sforzi inutili. Come ha detto lei, dovrebbe essere più giovane. Baccamelos, che se non sbaglio è una di quelle bacche rare. Allora Ciccio, che succede?
questa città è insignificante, non c'è niente di importante. Fa anche la rima. Non ha motivo a resistere e la farà esplodere con una bomba galattica. Se hai qualcosa da ridire, ti farò chiudere il becco con una lotta Pokémon. E allora? Hai intenzione di metterti in mezzo? No, non voglio mettermi in mezzo. Perché devo andare a curare i miei Pokémon prima. Signora, arrivo, si calmi. Memorie della città dei vecchi. Un po' come l'Italia. Sì, vabbè, la città è insignificante e non c'è niente di importante. Fa anche rima, zio, dai, su. Oh, soffermi a te. Sì, smettila di parlare e caccia sti Pokémon. Forza, tirali fuori, fammi vedere. Tira fuori le Pokéballs. E questo qui se ne va da questo posto. Quindi ora la vecchia ci viene a ringraziare. Oh, complimenti, non male come allenatore. In veste di anziana di memoria, ti prego, ti porgo i miei ringraziamenti. L'arcamuleto, potrei dargli un'occhiata? Come dici, Camilla ti ha chiesto di consegnarmelo? Camilla, devi sapere che è mia nipote. Vabbè, sì. Questo è una cosa di lore molto importante. L'arcamuleto è molto antico. Fu fatto in onore di una divinità mitologica, creatrice della regione di Sinnoh, Arceas. Se ne trovano ancora di tanto in tanto, quindi non ce n'è solo uno. Fa parte di una collezione, tipo? Di una collana, forse. Dato che ti trovi in memoria, perché non vai a visitare le rovine? Con molto gusto. Ok. Qui al centro non c'è nulla. Perché allora scendere qui? Praticamente hanno fatto gli scavi fino a qui e poi hanno detto, vabbè, sapete che c'è? Diciamo che va bene così e ce ne freghiamo. Link esamina il dipinto all'interno della grotta. Immagini misteriose ricoprono una parte della parete. Ci sono tre disegni strani disposti in modo da formare un triangolo. Nel mezzo c'è una sfera brillante. Ma cosa significa questo dipinto? Se non lo sai tu, che ne so io? Il significato del dipinto sembra essere questo. C'erano degli esseri. Esseri così potenti che all'epoca furono considerati divinità. A controbilanciare il loro potere c'erano tre Pokémon. I tre mantenevano l'equilibrio con gli esseri, come se formassero un triangolo. È un'antica leggenda di Sinnoh che si racconta ancora a Memoride. Vorrei sapere di più sulla leggenda, se non ti spiace. E tu chi saresti? Lasciate che mi presenti, mi chiamo Cyrus. Voglio porre fine a questi inutili dissidi e ostilità. Cerco il potere per creare il mondo ideale. Perciò voglio una risposta. Il mondo di oggi non può cambiare a causa dei tre Pokémon che mantengono l'equilibrio, giusto? Non saprei, so che il mondo è mantenuto in equilibrio e il mondo mi piace così com'è. La tua domanda non mi interessa. Fai finta di non sapere? Che atteggiamento inutile. Non riesci a capire che il mondo è incompleto? Io cambierò il mondo. Come primo passo distruggerò il dipinto che hai protetto per tutti questi anni. Il suo posto verrà preso da una nuova leggenda sul nuovo mondo. Mi sbaglio? Se pensi di sì, affrontami. Io ti conosco, allenatore. Ci siamo incontrati sul Monte Corona. Perché vuoi proteggere questo mondo incompleto? Come capo del Team Galassia ti farò capire i tuoi sbagli. Oh my god. Joe. Banana? E va bene. Abbiamo un Togetic che è di tipo psico, quindi sgranocchio e un pochino super efficace. No! È normale Togetic, non psico! Perché ha metronomo! Mi sono confuso con metronomo che è un attacco normale, non psico. E mamma mia! Pizzeria e osteria, numero uno. Paraponzi, ponzi, po. E dai! Neanche Togekiss è psico, è volante. Perché mi sono sbagliato con qui? Perché avevo in mente che era psico? Boh, vabbè. Comunque sia una zuffa, lo manda giù. Manda Hippopotas o Hippopotas. Mettete l'accento dove più vi aggrada. Edward. No, mando Smirnoff che notte sferza. Perché terra coleottero contro terra non è che fa granché. Mi sembra che sia un danno normale, quindi vado con notte sferza. Anzi, vado con danza spada. Potrebbe farmi pietra taglio? A che livello la impara Hippopotas? O solo da... No, da sdoppiatore. Quindi proprio vuole solo fare male. Neanche ci riesce. Allora facciamo notte sferza, vai. Con danza spada, se fa brutto colpo è steso.
Non si rialza più neanche per... Mamma mia, come? Come ha fatto a resistere? Quanto ha di difesa un Hippopotas? Va bene che Smirnoff non è una cima in attacco, però il suo bel dannetto lo fa. Voglio dire... Brutto colpo! Ma niente. E ora notte spersa. Sicuramente ora critta, ora che non serve. Scommettiamo? Ah, meglio non scommettere allora. Mi ho preso la sprovvista. Manda un Sarskit. E noi mandiamogli un Simian allora. Te la sei proprio voluta, mi ha detto? Con quel cosino? Insomma. È andato anche Sarskit. Quindi non vedo dove sia il problema. Fenomenale, la tua abilità è impressionante. Guarda che faccia, tutto quanto. Impressionante. Ma anziana, il tuo atteggiamento mi ha rivelato ciò che mi serve sapere. Se gli esseri del tempo e dello spazio fossero riuniti, sarebbe impossibile fermarli. Un uomo davvero strano, che dice un sacco di sciocchezze. Il tempo e lo spazio di Sinnoh sono pieni di ricordi e dei pensieri di innumerevoli persone e Pokémon. Questo mondo è fantastico. Che bisogno c'è di cambiarlo? Oh sì, ho trovato qualcosa di utile, dovresti prenderla tu. Era di mia nipote, ma lei non la usa più. Mi stavo preoccupando. MN03, ottimo. Se un Pokémon impara surf, ti può trasportare sull'acqua e sul mare. Sì. Mi ha dato un grande aiuto, questo è il mio ringraziamento. Sì, praticamente mi ha dato una cosa che tuo nipote non usa più. Tipo, non sai che fartene, quindi te ne devi liberare in qualche maniera. Oh, questi colpi però. Tutto bene qui? Hai visto quegli strani tipi con una bomba galattica? Non è vero? Ma quei tizi del Team Galassia? Pensavo non facessero niente di male. Si chiamano Team Galassia, si vestono in un modo strano. Cavolo, dopo quello che è successo col Team Rocket, Team Nitro e Team Magma, non ti viene in mente che forse Team sta per qualcosa di male? E su, il modo strambo in cui si vestono tutte le loro fanfaronate sulla creazione di un nuovo universo. Pensavo fossero solo parole al vento, niente di serio. Ma si stanno rivelando una fonte di problemi imprevista. Cercare di controllare i Pokémon è assolutamente inaccettabile. Tra l'altro, è stato divertente esplorare le rovine. Tra l'altro, qualcosì, cambiamo discorso come se nulla fosse. Se ti interessa, a Canalipoli c'è una biblioteca. Hanno molti libri antichi, puoi consultare la storia della regione di Sinnoh lì. Potrebbe anche aiutarti a completare il tuo Pokédex. Il modo più rapido per arrivare a Canalipoli è andare a ovest da Giubilopoli. Quindi Kuj, nel prossimo episodio andremo a Canalipoli, perché questo termina qui. Se riesco a entrare nel centro Pokémon. Nel prossimo episodio arriveremo a Canalipoli con una squadra molto più forte. Mi combatterò tutti quanti gli allenatori che ho saltato perché ne ho saltati alcuni. E quindi insomma poi toccherà anche allenarli nell'erba e lì ci vorrà davvero un sacco di tempo. Sì, ora vado qui, ci sono un po' di allenatori. A parte c'è Monte Corona, quindi non posso fare molto. Però metto un attimo Staravia in squadra, vado a Giubilopoli e poi andiamo a Canalipoli. E dopo Canalipoli bisogna andare in alto. Dal Monte Corona si passa e si va a Nevepoli. Quindi Kuj, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!